Io mi chiamo Daouda Bissal, ho 35 anni, vengo dal Senegal. Dakar, sono nato nell'isola di Gorée. Il mio nome è Daouda, in italiano è Davide, in francese è David. Il secondo nome è Abi, che è il nome di mia mamma. Sal è il mio cognome, il cognome di mio papà. Io sono in Italia da 2010. Sono venuto per motivi di studio e ho fatto la cattolica. Già in Senegal mi ero già interessato alla cultura e alla letteratura italiana. Quindi tramite le università ho fatto una prescrizione, sono venuto in Brescia. Da lì ho fatto lingue, letteratura e cultura straniera. Adesso sto lavorando qui in tempo libero, una cooperativa che è nell'ambito del sociale. Hanno attivato con la prefettura e la questura un servizio d'accoglienza per i richiedenti asilo e io faccio l'operatore legale. Tutto questo percorso è iniziato già negli ultimi anni dell'università. Facevo mediatore linguistico-culturale. In un primo tempo ho fatto l'operatore sociale educatore, seguendo i richiedenti asilo sul territorio, sull'inserimento nelle attività del territorio. E io da lì ho approfondito i miei studi facendo un master in diritto delle migrazioni a Bergamo, che mi ha permesso di fare anche questo lavoro. Con la prefettura faccio l'accompagnamento. Per quanto riguarda la richiesta di domanda d'asilo, io li accompagno, gli spiego il diritto, cosa potete fare, che possibilità avete presso l'avvocato che fa il ricorso presso il Tribunale di Brescia. Sono felice perché vedo i risultati, vedo il percorso che ho fatto con alcuni che riescono a inserirsi avendo gli strumenti, perché gli abbiamo dato gli strumenti per poter integrarsi come si deve. Posso dire che sono integrato, ma con il métissage, perché mi sono sposato, ho un figlio, quindi ho la giornata anche italiana, posso dire, ma vivo anche con la comunità tradizionale senegalese, quindi i miei radici lo tengo sempre. Un migrante affronta tante difficoltà, perché io il mio percorso è un po' diverso di quelli che sto seguendo, perché io sono venuto per un motivo ben definito. Invece quelli che arrivano tra i barchi hanno già uno trauma che hanno subito prima di arrivare, quindi sono più vulnerabili, posso dire. Quindi aiutarli devo dare di più. Non sono uguali a quelli migranti normali, stranieri, che vengono per motivi di raggiungimento familiare o lavoro. E mi è sempre piaciuto lavorare con le persone, aiutare le persone, perché sono stato cresciuto così, la mia famiglia è stata cresciuta così, quindi ce l'ho già dentro di me. Quindi essendo un migrante qui, avendo la possibilità di studiare, di laurearmi, di sapere il diritto e i doveri degli stranieri, penso che sono la persona, tra virgolette, giusta per dare un appoggio a questi ragazzi, per sapere cosa è il diritto soprattutto, per sapere anche i loro doveri, per poter inserirsi nel tessuto sociale italiano.